Ok ragazzi e ragazze, partiamo con questo primo gameplay, gameplay pilota diciamo di Yas, ok? Per giustamente su PlayStation 4 mettiamo i testi in inglese e l'audio in giapponese, ok? Possiamo partire e io vi dico subito una cosa ragazzi, scusatemi, sono un po' influenzato, sono... questa volta è toccata anche al vostro brado. Un po' di febbre, mal di gola e così via, quindi accettate il gameplay per quello che sarà. Allora, ragazzi, innanzitutto qui bisogna mettere New Game perché giustamente sto iniziando il gioco adesso. Mettiamo livello normal, poi c'è anche Hard, Nightmare, Inferno, se vabbè. Iniziamo tranquillamente a normal. Così spero che ci divertiremo, ragazzi. Ok, questo è un gameplay pilota. Se io vedo che vi piacerà, potrei anche decidere di continuare la serie. Ok, va bene? Ok, ragazzi, gustatevi il video qui introduttivo. Speriamo che non ci siano problemi di copyright su questo tipo. Sapete che in questi giochi RPG un po' giapponesi così succedono un po' queste cose. Comunque. Vabbè, in East America comunque non credo siano giapponesi. Comunque, già. E va bene così, insomma. Allora, detto questo, il vostro Diablotex per il momento si assenta e vi lascia con l'introduzione qui del gioco. Ok, a tra poco, ragazzi e ragazze, fate i bravi. E anche le brave, mi raccomando. ずっと戦争にいると息が詰まっていて、その学校なかなか似合ってるじゃないか。 俺は荷を積み下ろしする人足、お前さんは臨時のスイフ。そういった働く代わりにエレシアまで乗せてもらえるとはな。おまけに飯は出るし、ロギンも稼げる。まさに一石三鳥だぜ。 バルバロス船長か。顔はいかついが、なかなかできたお人だぜ。おかげさまで港に着いたら、すぐ次の目的地へ向かえそうだ。名残惜しいが、そして、ようこそ次の新たなる冒険ってわけだ。 これからもよろしく頼むぜ、エボン。
それでアドルよ。今度はどこへ向かうつもりだ？このままスニオンの港に着けば、その先はグリーク地方だが。詩人にでもなったつもりか？ルタンのやつじゃあるまいし。本来ならアフロカ大陸を西へ向かえるとよかったんだな。おいおい、まさかアルタ語へ渡るつもりだったのかい？カシュ、アドルは以前からアルタ語に渡る手段を探してるんだ。呆れたな。アルタ語公国とロムン帝国が紛争中なのは知ってるだろう。あの海域に立ち入れるとしたら、それこそロムン艦隊ぐらいだよ。冒険家とは聞いてたけど、そんな無茶を考えるなんて。なあ、こいつといると退屈だけはしないぜ。アドルが歩けば冒険に当たるってな。カシュ、お前さんもどうだい？遠慮しておくよ。ところで二人とも、休憩時間はそろそろ終わりだ。ドギは戦争の方でさっきの作業を再開してくれ。ど、もうそんな時間か。やれ、それじゃもうひと踏ん張りしますかね。アドル、また後でな。そうだな、見張り。アドルはバルバロス船長のところへ行ってくれ。仕事が一区切りついたら船長室へよ。船長室は甲板の後方にある。よろしく頼んだよ。Ullala ragazzi, trofeo sbloccato e addirittura possiamo già partire con la nostra super avventura, direi, no? Quindi ullala ragazzi. Allora vediamo un po' da che parte proseguire, perché giustamente io qui l'inglese non è che lo conosco bene, cioè, quindi non credo che bisogna parlare con questi, perché verrebbero, insomma, indicati con una luce un po' diversa, credo, conoscendo questo tipo di giochi. Però il problema ora è: dove vado? Ah, ecco, forse ho ben capito, ho detto io che era così, ragazzi. Voi non vi fidate di quello che dico io, non è che devo andare qui? Vediamo un attimino, forse qui? Eh sì, credo proprio che devo andare qui. Beh ragazzi, tranquilli, a tra poco. さて、ならば、セイレントを知っているか？いえ、
そうか。このゲーテ界は多頭界と呼ばれている。無数の島と複雑な海岸線によって難所としても有名な海域なのだ。だが最も恐れられているのは、近づく船がことごとく謎の沈没を遂げる島。それがセイレン島だ。確かに海流が複雑な場所だが、船が沈む明確な理由は分からんのだ。5年ほど前にもロムンの調査船が島の近海を訪れたのだが、岩礁もない凪いだ海に突如引き込まれたと聞いている。セイレンとはグリーク神話の船を沈める魔物どもの名だ。島を名付けた海賊に言わせれば、永遠に呪われた地というわけだ。それはアドル、君の質問に答えられる者はこの世にいない。なぜならば、上陸して戻った者が過去に一人としていないからだ。ゲーテ海の船乗りですらどんな場所なのか誰も知らないのだ。どうやら私は君の冒険家魂に火をつけてしまったようだな。この話は新米の水夫に必ず聞かせる類のものでな。歌集などは震え上がって船室から出てこなくなってしまった。君はなかなか見込みある若者のようだ。よし、前置きが長くなったが、君に頼みたいことがあるのだ。この船は乗客を迎え入れるごとにささやかな歓迎会を催している。アドルにはこの歓迎会の警備に当たってほしいのだ。ああ、これでも職業柄いろいろな人間を見てきたつもりだ。君は気概も申し分ないし、腕が立つことは見ればわかる。具体的な段取りは後で歌集にでも相談するといい。それでは頼んだぞ、アドル。こんばんは。私は船長のバルバロスです。この度は旅客船ロンバルディア号にご乗船いただきありがとうございます。全長が50メライある本船は4本のマストを有しておりまして、サンドリアとエレシア大陸を結ぶ航路では最大級の、
Ok ragazzi, qui si può ripartire. Come ben sapete, questa tipologia di giochi richiede un pochettino di pazienza, non è che si parte così in 4-4-8. Allora, vediamo un po'. Qui vabbè, sono gli oggetti, per il momento qui l'equipaggiamento, sì, ma tanto è inutile guardare qui ragazzi, perché tanto è inutile guardare qui perché tanto bisogna andare da qualche parte, anche se qui no, forse devo andare qui ragazzi, non saprei. Sì, e infatti bisogna andare qui, quindi un po' di pazienza ragazzi, qui c'è veramente un po' da fare, quindi tranquilli. Dovrò mica dormire, no, non ho sonno, quindi cerchiamo con chi bisogna parlare. Qui dobbiamo fare un giro generale, insomma, conosco abbastanza bene questo tipo di giochi, quindi so che bisogna purtroppo girare, girare e girare. Ok. Allora, da che parte vado? Eh no, perché lì comunque è chiuso. Ah no, ecco, bisogna andare qui giù, ecco. La giocabilità è molto buona, ragazzi, devo dirvelo, perché è veramente molto buona la giocabilità, reattiva, fluida. Vabbè, ma in East America è raro che sbagliano, quindi in East America sono in East America, insomma, ragazzi. So che voi bimbo minchia, alcuni bimbo minchia non conoscono questo team di sviluppo, ma purtroppo ragazzi è così, la verità è questa. Allora, facciamo un giro generale. Ok, quindi da che parte si va? Torniamo su perché bisogna trovare la strada giusta ora. Non è semplice qui ragazzi. Non è che è tutto semplice qui ragazzi, e no. Allora, character, ok. Vabbè. Ah, quindi queste sarebbero storia principale, quella gialla. Le quest secondarie, quelle blu. E i punti interrogativi, poi vabbè. Lo vedremo più avanti, comunque ora noi andiamo qui. Perché ora bisogna parlare ancora. E bisogna sempre parlare qui ragazzi, dovete portare un po' di pazienza, altrimenti qui veramente che non si inizia più. Io oramai comunque ho preso veramente molta pazienza con questo, con questa tipologia di giochi ragazzi, ma perché è così, perché è così. Ecco, io sono andato qui a caso e state a vedere che la strada era proprio questa. Il mio istinto mi ha detto vai lì. E io sono andato, giustamente. Ok ragazzi, io faccio un giro. Devo perlustrare un po' la zona, ma qui mi sembra che... No, qui è dov'ero? Ah, ho capito, da qui riusciamo sulla nave. Ah, ok. Allora sì. Qui c'è un altro piano, diciamo. Ok, vabbè ragazzi, era solo questione di capirlo un attimino, ma ci può stare, insomma, eh. Ah no, dobbiamo ritornare qui. Eh sì. Vi chiedo scusa, ma oh, sono nuovo del gioco, quindi stiamo buoni. Apprezzate ragazzi che nonostante il mal di gola, raffreddore, mi do da fare per voi, perché voi non pensate che perché io non ho messo gameplay questi giorni io non ho fatto nulla, perché sto facendo GP su PES, sto lavorando, tranquilli.
Io non mi fermo mai neanche con l'influenza. Ragazzi, è così. だから、この海域に座礁するような場所はない。すぐに確認を取れ。島から距離は取っているはずだが。 何の騒ぎだ。 Ok, questa musica non prevede nulla di buono, perché è una musica dove un po' ci agita, ragazzi, qui un po' ci agita, però non è questo il problema, perché ora affronteremo tutto e tutti, soprattutto tutto. Ma cos'è questo? Dai, calma, calma, calma. Maremma, ragazzi, maremma. Cosa deve fare questo? È anche a livello normale qui, non scherziamo tanto, Non scherziamo tanto, ragazzi, qui, Andiamoci buoni buoni, cicci, Andiamoci benché tranquilli qui, che questo qui... Ah, si unisce il team, magari siamo in tre, Speriamo. Speriamo bene qui, perché da solo la vedo un po' complessa. Equipaggiata la spada, la prima spada, perché poi sicuramente ne prenderò altre. Molto bella, tra l'altro. Molto bella come spada, mi garba molto, sì. Vabbè, X attacco normale. Poi strada facendo, insomma, vedremo, insomma, il che fare. Allora, come si può vedere qui, ragazzi, la giocabilità è molto fluida. Senza troppi intoppi, quindi siate un po' contenti, perché è un titolo veramente valido. Quella calma, ciscio, calma. Ok, io distruggo tutti. Spero che andrà in questo modo, perché E ne ha abbastanza di energia questo, devo stare un po' attento. No, il gioco è veramente bello, ragazzi. Veramente merita tanto. Cioè, io vi consiglio veramente l'acquisto a scatola chiusa, perché è veramente un gioco da portare a termine in grande stile. E là, calmo, stai tranquillo. Ecco, spero che sia andato. Ecco, è finita qui la battaglia? Sembrerebbe di sì, ragazzi. Sembrerebbe di sì. Ancora, addirittura sono in due adesso. Cioè, in due. Vedo un po' di tentacoli che non tanto mi garbano, però va bene così, ragazzi. Non tanto mi garbano, però va bene così,
ho un po' paura di quello che sta per succedere qui, però insomma dai. Ho un po' di timore, però si può affrontare, si affronta tutto e si è. Ci sarà un'altra battaglia, quindi. Ci sarà sicuramente un'altra battaglia, va bene. Va benissimo, va benissimo. Vediamo un po', vediamo un po'. Aspetta, se parte qui. Ragazzi, scusatemi, sono tolto l'audio, ma non voglio problemi con il copyright e spero che oltre la musica, la colonna sonora, non sia legato anche qualcosa a livello di copyright nel video. Io ve lo faccio gustare e ci sentiamo tra poco, ragazzi. A tra poco. Ok ragazzi, capitolo 1 inizia. Vi chiedo scusa, però sicuramente avrebbe dato il copyright lì. Neanche io ho ascoltato la musica, quindi lo risentirò in separata sede, quindi diciamo che sono stato al vostro livello, insomma, ecco. Però dai, ora l'importante è iniziare qui con l'avventura. Cercherò di farvi un gameplay un po' corposo, giusto per combattere un pochettino qui, perché giustamente, ragazzi, voi sapete che partire con questi titoli richiede un po' di pazienza, ok? Quindi sapete, no vabbè ragazzi, ma è bellissimo, è veramente, no no vabbè ragazzi, no, dovete comprarlo questo titolo, dovete comprarlo ragazzi, eh sì, eh sì.
Io ho provato la demo e sono rimasto colpito, quindi poi ho acquistato il titolo senza problemi, ecco. Ah, quindi ora parto con questa spada qui che non fa, che fa il solletico alle mosche, insomma. Ullala, ragazzi. Si inizia veramente bene. E vi dirò di più, recupererò anche l'altro capitolo che è sul PSN in digitale. Di questo titolo, sì, e porterò anche quello sul canale, quindi se non ci saranno problemi di copyright con questo, quindi facciamo un passo per volta. Allora, R1, le skill con cerchio, vabbè, poi lo proviamo anche questa cosa qui con R1 per fare le skill, insomma. Ah, ecco, le skill ci... Ah, possiamo inserire addirittura qui le skill. Purtroppo tutto in inglese, qui bisogna capire un pochettino, forse è così. Ah, vabbè, per adesso posso mettere solo questa skill perché ho solo questa, va bene. Così la proviamo subito, ragazzi, con R1 e cerchio. La proviamo veramente subito. Ma che figata di gioco è, ragazzi. Ma che figata di gioco è. Gameplay immediato, giocabilità stratosferica. Ma cosa volete di più, ragazzi? Ma cosa volete di più? Un Amaro Lucano, cazzo. Dai, su, andiamo. No, ma qui cosa c'è? Vediamo un po'. Esaminiamo un po'. Là là, ho esaminato, sì, ok, ho esaminato, ma la strada giusta non è questa, quindi bisogna andare oltre, ok? Qui la mappa si espande, possiamo dire. Si espande veramente, ok? Ma ci sarà un modo per ingrandire la mappa? Vediamo un po', ecco. Ok, andiamo qui. Bisogna fare un giro. Facciamo un giro bello consistente, no? Se no voi dite no, ma diavolo, hai già stoppato il gameplay, ragazzi. State tranquilli. Ok. Tum 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 tum. Bello, 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 mi garba. Vabbè, quanti nemici da abbattere. E questo è il mio gioco. Qui si livella come se non ci fosse un domani. Eh sì, ragazzacci. Vabbè, livellare qui è solo un piacere, quindi ve lo posso garantire. Prendiamo qui il fiore. Ok, prendiamo. Vorrei capire un attimo per salvare la partita, forza system. Oh, vabbè, puoi salvare anche qua ogni volta che vuoi. Vabbè, meglio di così, ragazzi. E allora ditelo, e allora ditelo. E allora diciamolo. Allora, ok. Comunque è giocabilissimo, ragazzi. Io vorrei fare un applauso a Miss America che un'altra volta si dimostra un team di sviluppo. Il peccato è che fanno come Yakuza, che non traducono i giochi con i sottotitoli in italiano, non viene localizzato, quindi per il resto, ragazzi, sviluppano da panico. Mitici Miss America, mitici Miss America. Giochi che purtroppo non si calcolerebbero nessuno, ma io ho questo stile perché io ho sempre apprezzato questi giochi qui, insomma, ecco, sin da piccolo, quindi. E ne vado bello che fiero di questo. Ne vado veramente bello che fiero. Allora, vediamo un po' qui, eh. Vabbè, qui si torna dietro. Vediamo un po', magari. No, perché vado già qui? Ma io volevo livellare un po' lì dietro. Ma dai, vabbè, non lo sapevo. Eccoci qui. E si parte già così, ragazzi. Allora. Ehi, stai tranquilla, ciccia. Stai tranquilla, eh. Ma stai veramente tranquilla, ciccia bella qui, eh. Loghi subito con le spade e così, ma cosa devi fare? Vabbè, allora.
E allora ci siamo, ragazzi. Sarà contento Luca per questa scena qui, eh. Luca Metal Brixia, ragazzi, sì, eh. Che lo saluto. Grandissimo Luca. E un po' di mal di gola, no? Perché si è vestita? Ora Luca non gli va bene così, eh. Magari si unisce nel party ora nel mio team. Stai tranquilla, non ti agitare. アドルと言いましたか。そのようなヨタ話で私が納得すると思いましたか。一体どこまで人をバカにするつもり。あら、あなた。え、loro parlano, ragazzi, eh. Loro devono parlare ora. Che cos'è Spider Pork? Vabbè, dai, giusto così. Il quadrato indica che posso cambiare personaggio, ok? Ma io non ho intenzione di cambiare personaggio, quindi switch, non switcho nulla. La mappa è un pochettino incasinata. Ok, level up, si sale di livello. Forse indica che sono venuto da lì. Vabbè, ora qui bisogna parlare ancora, ragazzi. Bisogna parlare ancora. Thank you, va bene, ciccia. Ah, ok, si è unita nel party. Story, Capter. Vabbè, poi questo lo vediamo con più calma. Allora, ora qui bisogna vedere un attimino come funziona il fatto della mappa, insomma. Allora, io sono convinto no. Però, secondo me, non so se è qui da dove sono venuto, sinceramente. Vediamo un attimino. Forse qui si torna dietro, non so. E no, invece è così, ragazzi, è così. Quindi qua livelliamo un pochettino e poi magari si va avanti, eh. Credo che sia così. Ora,
devo capirlo un attimino qui la situazione. Vabbè, il gioco è veramente ben fatto, nulla da dire, cioè. Poi per me chiamo in East America, insomma, ragazzi, sapete che sono più benché felice di giocare questi titoli e di portarveli, insomma, sul canale. Se apprezzate questa tipologia di giochi, che secondo me dovete apprezzarli, ragazzi, perché seguire la massa non è mai qualcosa di buono, insomma, ecco. Ok, quindi io direi che possiamo proseguire. Possiamo proseguire un po' avanti con la speranza che vada tutto per il meglio, insomma. Però qui c'è qualcuno da abbattere, io qui abbatterei volentieri. Ma che bello questo gioco, ma che bello. Mitici in East America. Mitici in East America che buttano fuori un altro capolavoro dei suoi. E beh, la verità è questa, ragazzi. Allora, ma di qui da che parte? No, qui non si può andare. Quindi abbiamo capito che bisogna andare dalla parte, ma avevo capito che bisognava andare dalla parte qui dell'entrata gialla, però era giusto per capire un po' la mappa anche per adesso, che dobbiamo comunque andare avanti nel gioco e così via, eh. È tutto ben strutturato, devo dire, eh sì. Ah, resto già da solo? Maremma, ragazzi, già resto da solo, vabbè. Ah, forse lì ripristina l'energia, credo, non so, ragazzi, se il cristallo, vabbè, comunque male non fa, quindi se incontriamo cristalli non saranno i cristalli di Sailor Moon, ma comunque bisogna usarli. Ah, qui c'è un forziere, sembrerebbe un forziere qui, eh sì. Voi sapete che io sono ghiotto di forzieri. Ok. Possiamo proseguire, ma dobbiamo tornare un attimino dietro, giusto per proseguire nella strada giusta. Sì, ma da che parte si va? Vabbè. Ma possibile che qui non c'è nessuno da abbattere? Qui com'è? Solo un punto per cercare qualcosina. So benissimo che la strada giusta non è questa, perché ho già inquadrato dove bisogna andare, ragazzi. Però fatemi fare un giro, perché questi giochi vanno, insomma, esplorati. Ma che bello che è. Ok. Devo andare da questa parte qui, perché lì bisogna parlare con qualcuno. Solo che vediamo un po' se di qua magari, perché ragazzi, posso anche sbagliare, non è che a primo colpo faccio tutto bene. Ragazzi, diamoci una regolata.
Ok, detto questo e tutto sommato, io non so adesso se con... Ah no, magari bisogna andare dentro quella grotta. Però aspetta, torniamo. Aspettate un attimo, ragazzi. Facciamo un attimino che andiamo a vedere un attimino cosa c'è qui, visto che qui era partito comunque quel piccolo video lì, no? Facciamoci un giro qui e poi magari torniamo giù nella grotta, perché secondo me bisogna andare lì. Però fare un giro qui, insomma, non ci guasta, ecco. Dai, sì, nella grotta bisogna andare, sì, ragazzi. L'ha fatto capire più che bene, quindi. Anche perché qui le strade comunque sono tutte chiuse. No, beh, ah, ok. Sì, dai, dobbiamo andare lì nella grotta. Ok. Scendiamo giù. A ritrovarla la grotta ora. Eccola qui ragazzi, tranquilli. Tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, ragazzi. Allora, da qui sono venuto. E però se vado da questa parte... Cosa succede da questa parte? Non lo so. Non lo so, ragazzi. Ma se riesco un attimo da qui, no, ma sapete. La cosa buona è che gli fa capire che già siamo andati da quella parte, no? Quindi è strutturato bene il gioco, ragazzi. Su questo anche la mappa si capisce. E non come la mappa di Nier Automata, lì che non si capisce nulla. Hanno fatto un gran lavoro per il gioco, ma per la mappa, sinceramente, si sono un pochetto persi, eh sì. Oh ragazzi, visto che comunque siamo qui, no? Io direi di stoppare questo primo gameplay qui, almeno io vedo se il gioco mi piace o meno. Quindi ora tornerò dietro. Sì, so che sono un po' balordo e voi me lo direte questo, ma avete anche le vostre ragioni nel dirlo, ma va bene così, non c'è problema. Io salverò la partita ora qui, così noi ripartiremo da qui. Eccoci qui, ragazzi. Salverò la partita. Ho delle nuove skill addirittura. Forse da mettere. Ah, ok. Vabbè, ragazzi. Salvo la partita qui. Che bello salvare ogni volta che si vuole, insomma. Vi chiedo scusa, ma sono un po' influenzato, quindi. Spero che siete rimasti soddisfatti nel modo come sono andato. Ragazzi, il vostro Diablotex. Per il momento vi saluto qui. Ci sentiremo con i prossimi video. Lasciate un like se vi è piaciuto il gameplay. E vediamo se vi interessa questa serie sul mio canale oppure no. Ciao a tutti, ragazzi, dal vostro Diablotex. Alla prossima. Il gameplay si conclude qui. Aspetto i vostri commenti al riguardo. Ciao. Rock and roll!